Bentrovati su QVC Informa. Oggi sono in compagnia di Francesca Zampone, fondatrice dell'Accademia della Felicità. Bentrovata. Grazie Daniela. Allora, voglio subito iniziare questa bellissima chiacchierata insieme chiedendoti: imparare cose nuove aiuta veramente il nostro benessere psicofisico? Assolutamente sì, e questo perché l'essere umano è abitudinario, quindi quando ci piace qualcosa tendiamo a farla e a farla ripetutamente, oppure quando ci è comodo. Se ci piace un luogo di vacanza in particolare tendiamo a ripetere le nostre visite. Entriamo nella nostra comfort zone. La famosa comfort zone è una zona sì di conforto, quindi è una zona di per sé confortevole dove stiamo comodi, ma è anche un luogo dove non riusciamo a migliorare, dove quindi non riusciamo talvolta a essere individui migliori e ad avere un migliore punto di benessere, quindi una vita migliore. E quindi magari esistono dei consigli che ci vuoi suggerire o degli esercizi quotidiani che possiamo fare per sviluppare questa attitudine? Assolutamente sì. Il primo livello, il più semplice, è quello di provare a cambiare, quindi se leggiamo sempre lo stesso genere di romanzi, magari gialli, provare a cambiare per un altro tipo di genere letterario, piuttosto che se amiamo sempre lo stesso tipo di pausa pranzo, trovare una soluzione alternativa, magari andare a camminare piuttosto che trovare degli spazi diversi di espressione di noi. L'esercizio un pochino più complicato è quello di fare una lista delle cose che vorremmo fare nuove e di decidere anche, rispetto a questa lista, a cosa saremmo disposti a rinunciare della nostra vita per poter fare queste cose nuove. Grazie mille Francesca. Naturalmente invito tutti voi a continuare a seguirci sulle prossime QVC Informa e nel frattempo vi invito anche a dire la vostra su tutti i nostri social rispondendo a questa domanda. Hai provato recentemente a fare qualcosa che non avevi mai fatto prima? Rispondiamo!